un progetto sul turismo sociale e inclusivo che quest'anno, nel 2019, giunge alla terza edizione. Certo, è un progetto regionale importante, è nato 3 anni fa, cresciuto dal punto di vista della qualità, dell'importanza e dei risultati. Se parliamo di turismo inclusivo, di turismo sociale inclusivo, in parole povere, rendere i luoghi del turismo, questo è stato diciamo il primo obiettivo, il primo anno, rendere i luoghi del turismo, nel caso specifico le spiagge dei 3 territori, delle 3 ULS che hanno dato corso al progetto, Veneto orientale, l'ULS polesana e la Serenissima veneziana, quindi le spiagge di questo territorio, renderle inclusive, accoglienti per le persone che abbiano problemi fisici, che abbiano disabilità. E il primo anno l'attività è stata soprattutto incentrata sul concetto dell'accoglienza e anche sull'organizzazione delle strutture, la logistica per essere inclusivi. Il secondo anno si è aggiunto un altro elemento, cioè resa inclusiva un luogo, resa inclusiva la spiaggia, come rendere la quotidianità di questa spiaggia inclusiva adeguata a persone anche portatrici di handicap, di disabilità. Il terzo anno, questo, ha visto, direi, l'elemento più importante, cioè la progettualità più importante, ovvero il concetto: se una spiaggia è inclusiva per chi viene ospitato, è inclusiva anche per le persone che vi possono lavorare. E quindi da quest'anno la Regione ha messo a disposizione una serie di borse lavoro per persone con disabilità che vengono impiegate presso strutture o servizi delle spiagge che partecipano al progetto. Ragazzi, persone che vengono da tutto il Veneto e che lavorano dalla metà di giugno alla fine di luglio in bar, strutture alberghiere, servizi dedicati al turismo, con un elemento aggiuntivo, non solo l'inclusione lavorativa, ma un elemento aggiuntivo che è rappresentato dal fatto che questi ragazzi per questo periodo sono da soli, lontani dalla famiglia, certamente con un tutor, ma vivono in pieno la loro quotidianità, sia dal punto di vista del lavoro che come persone. Quindi grazie alla Regione per questa iniziativa che durerà nel tempo. Una novità recepita con entusiasmo sia dai ragazzi che hanno partecipato che dalle strutture? Mi pare proprio di sì. Il ritorno che noi abbiamo è di entusiasmo sia per i ragazzi ma anche per le famiglie. Le famiglie si sono sentite sicure perché hanno visto che dietro c'è un progetto serio, persone preparate, quindi si sono con serenità hanno affidato i loro ragazzi a questa esperienza lavorativa e devo dire che anche dalle strutture coinvolte c'è un ritorno assolutamente positivo, un'esperienza nuova, un'esperienza di crescita culturale e di crescita anche personale per tutti. È un progetto che guarda il futuro, terza annualità, quest'anno c'è la novità dell'inserimento lavorativo, 50 ragazzi provenienti da tutto il Veneto, selezionati dai nostri servizi di inserimento lavorativo presenti nelle 9 ASL e questo è un primo tassello, perché noi non possiamo parlare di inclusione sociale, di integrazione senza 2 capisaldi insomma di questo processo, l'inserimento lavorativo da una parte e l'autonomia abitativa dove possibile. Con questo progetto io credo che facciamo un tassello in più, investiamo in più in quello che è effettivamente dei processi di vera accessibilità e di vera inclusione sociale. Quali sono le prospettive? Qual è il valore reale di questo progetto? È qualcosa che può fermarsi alla costa o che può essere esportato? Oggi questo è un progetto strutturale, insomma terza edizione, ogni anno si arricchisce, la volontà è quello effettivamente di non limitarlo alla costa ma anche di pensare a un'inclusività in tutto il territorio veneto. Noi abbiamo un territorio ricco da un punto di vista turistico, culturale, bellezze architettoniche e vorremmo cercare di rendere accessibile tutto il nostro territorio. Ma è un progetto che ha un'importanza non soltanto sotto l'aspetto etico-morale
ma un'importanza anche turistica, nel senso che sono 37 milioni i turisti che hanno delle disabilità a livello europeo e grazie a questo progetto trovano una risposta in tutta la costa veneta. È un progetto che è partito dal punto di vista turistico, ma che poi si è allargato sempre di più nell'aspetto sanitario e sociale, e oggi prevede anche l'introduzione, diciamo, della formazione, ma anche dare anche posti di lavoro a queste persone. Come è nato questo progetto? Ma è nato grazie a un'intuizione dell'ULS e della direzione turismo, che aveva dei fondi a disposizione proprio per il turismo inclusivo e ha deciso invece di spacchettare questi fondi sul territorio, di concentrarli in un progetto pilota che prendesse dentro tutta la costa veneta. Quindi questo ha fatto sì anche che le località si siano messe insieme, e mettersi insieme non è importante solo per dar vita a un progetto di turismo innovativo, per far sì che la costa sia la costa più innovativa e più inclusiva d'Italia, ma anche permettere una promozione di tutte le località balneari della costa insieme a livello internazionale. Alla terza edizione, qual è il bilancio? Un bilancio assolutamente positivo, e ne è prova che questo progetto sta crescendo. Lo presenteremo anche alla Mostra del Cinema di Venezia con un cortometraggio realizzato proprio da tutti gli operatori e i soggetti coinvolti, perché vogliamo farlo conoscere e far vedere come la costa veneta, le spiagge venete e polesane in particolare offrono anche questi servizi veramente importanti e nuovi. Un nuovo modo di valorizzare il territorio del Delta. Assolutamente, il nostro è un territorio da scoprire, un territorio meraviglioso da un punto di vista naturalistico, e dobbiamo dare la possibilità a tutti di accedere a queste bellezze. Grazie mille. Grazie a voi, ciao.